mister, un bilancio di questa prima e nuova settimana di lavoro, tra virgolette, nuovo. No, non è questo che mi fa bilanci. Noi qui faremo i bilanci, come ho detto, subito dopo la partita di Parma, quando dopo 2 mesi, 3 mesi, la squadra avrà trovato una continuità di prestazioni. Poi chiaramente il campionato è molto difficile, verranno squadre, incontrerai sempre squadre molto attrezzate, la prossima è una delle migliori squadre fisicamente, di esperienza, è un'ottima società, quindi la partita già di domenica è molto difficile, come questo campionato si sta rilevando, quindi difficile fare bilanci. Io sono contento di come hanno avuto l'approccio della partita di Parma, hanno giocato una partita correndo tutti per la riconquista della palla, volendo sognando un risultato. E il mio compito è quello di portarlo anche domenica alla Frappisolao, perché è una partita molto importante. Come li hai ritrovati dal punto di vista fisico e mentale? No, beh, noi ho voluto assolutamente non vivere quello che è successo prima, perché non c'ero, non conosco, non giudico, non mi interessa. Insomma, conta il presente, conta adesso. Io, il mio storico è Parma, e da lì dobbiamo ripartire. Insomma, la squadra, i ragazzi hanno fatto una buona partita, gli ho fatto vedere quali sono i segreti, non tecnici, ma di valori, no? Voler andare a prendere la palla a tutti i costi, tutti e 11, con quei valori lì ci possiamo giocare le partite. Poi sappiamo che di fronte abbiamo sempre squadre importanti e quindi ci possono stare anche delusioni, però se lo spirito è quello, sono convinto che la continuità che tutti cerchiamo dal primo giorno sicuramente verrà. Sei tornato subito sul modulo che avevi già pensato in estate. Tra virgolette, un segnale di quello che avevi detto nella tua presentazione, cioè il fatto che non eri più disposto magari a commettere, andare incontro ai giocatori per certi versi, e quindi magari questa è la cosa, sì, questa è la cosa che credo più di tutti. Piace allenarla, penso che possa essere un modulo che ci possa permettere di difendere e nello stesso tempo fare sempre gol, e quindi cerco di portarlo avanti. Ero partito con tutto il ritiro estivo portando questo, dopo un mezz'anno ho visto un po' di difficoltà e quindi ho provato ad andare incontro alle caratteristiche, penso che sia anche giusto a volte. Dopo adesso ci siamo tornati, io credo in questo, volevo dare un segnale forte, i ragazzi hanno risposto in maniera positiva sotto il profilo mentale e fisico, quindi continueremo su questa strada. L'intuizione di Paolo Antonio come l'hai avuta? Quello è un ruolo che ho sempre fatto io e per quanto mi piace a me, io vedo che Alessandro, quando giochiamo le partitine, è uno che va sempre alla ricerca della palla, non ha un ruolo mai specifico, secondo me. Ha tante buone caratteristiche, come quella della resistenza, come quella della tecnica, quindi perché non può fare un ruolo così? Ed è molto utile sia in fase difensiva, molto applicato, ha fatto una partita molto applicata e può essere decisivo nelle fasi, negli ultimi 30 metri, come spesso ha dimostrato, quindi secondo me lo può fare molto bene. La panchina è servita a Sansovino? No, ma non è un bocciatura di nessun tipo, no, assolutamente. Cioè Marco, penso che ha la giusta esperienza per saper gestire tante cose. Insomma, io sono tornato, era la terza partita in 3 settimane, volevo cercare di dare profondità, freschezza, quindi io, quando sono tornato, il mio compito è di non perdere neanche un giocatore. Però sta nel mio compito quello di fare le scelte tecniche, quelle che devono rimanere. Allora manca Gerardi, però ci sono elementi molto validi. No, ma si dice sempre che la squadra che si va a incontrare è sempre molto forte. Però io in effetti lo penso, che la Frappisolao sia stata una squadra costruita per stare tra le prime 5-6 posizioni. E stiamo vedendo il campionato, ormai sta finendo il girone d'andata domenica, quindi capiamo che le prime 5-6 hanno dei valori importanti di personalità, di tecnica, di fisicità, e quindi la Frappisolao la metto tra queste. Gli ultimi risultati, ho visto le ultime partite, sono stati bugiardi, perché hanno perso col Pordenone disputando una buona partita, hanno perso a Reggio, quindi anche un calendario di tanti scontri diretti, e quindi verrà una squadra ferita perché viene da sconfitte, e una squadra forte, quindi noi dobbiamo fare una partita molto più intensa di quella di Parma. Girare a 20 sarebbe l'ideale, magari non è il massimo, però comunque finire il girone di andata con 20 punti. Ma sicuramente vincere domenica sarebbe importantissimo, ma l'obiettivo finale, l'obiettivo, quello che conta sarà fine campionato, quindi noi adesso dobbiamo dare continuità alle prestazioni di Parma. Se la squadra dimostrerà di aver capito che quella è la strada giusta, il sacrificio, la voglia di andare a conquistare la palla, la classifica la leggeremo a fine. Oggi parlare di classifica, siamo lì, siamo dentro i play-out, quindi noi dobbiamo fare punti tutte le domeniche, però
non siamo a tre partite dalla fine dove conta il risultato dell'altro, non l'altro, siamo ancora nel momento che dipende tutto da noi e ci concentriamo soltanto su di noi. Come ti spiega un andamento più titubante in casa? Non lo so, ma è successo anche a me, nel senso che dopo la partita di Bassano col Modena ci fu la sconfitta in casa, facemmo anche una discreta partita, dentro i 90 minuti alti e bassi ci arrivò la sconfitta. Le altre partite non c'ero, ti dico, mi è antipatico giudicare il resto, ci sono i numeri. Fondamentalmente alla nostra classifica mancano quei punti interni che ci avrebbero permesso di stare intorno al decimo posto, sicuramente. È un dato di fatto, me lo spiego con l'idea che la squadra forse ha sempre inconsciamente avuto quella presunzione di dire in casa dobbiamo vincere per forza, e invece le partite vanno affrontate tutte nella stessa maniera, con grande voglia di andare a conquistare la palla, far sì che l'episodio favorevole sia più a vantaggio nostro che a vantaggio degli avversari e su quello costruirci le partite. Quindi il passato è passato, oggi abbiamo di fronte, oltretutto prima di Natale, due partite in casa, e quindi il nostro compito è assolutamente quello di cambiare questo ruolino di marcia interno, perché abbiamo assolutamente bisogno di punti. L'ultima, un bilancio di chi hai e chi non hai ad oggi, stato fisico, vabbè, Jefferson? No, ma sicuramente qualcuno non sarà della partita, ci sono infortunati importanti, ma non mi interessa, per me oggi io sono sempre stato concentrato su chi c'è. Io penso che chi andrà in campo darà il massimo, ho piena fiducia, come avete visto a Parma, facendo cambi di ragazzi anche molto giovani o che ultimamente non giocavano, possono dare il loro contributo, quindi io da tutta la settimana che alleno sempre chi è a disposizione, chi non può essere a disposizione sicuramente non ho nessun tipo di attenzione, lo avrà il mio staff, lo avrà lo staff medico. Cercheremo di far guarire tutta la rosa il primo possibile, perché chiaramente per il sottoscritto avere Pedrella al 100%, Jefferson al 100%, Scipioni al 100%, chiunque di questi che sono più infortunati di più tempo sarebbe l'ideale. Non ci sono, pazienza, ci saranno altri ragazzi che giocheranno per vincere domenica.